Bene, sono emozionato perché non ve l'aspettavo, nel senso che ero arrivato preparato, ma poi di fronte a questo calore si scioglie tutto, non ricordi neanche quelle parole, eppure sono abituato anche alle dirette. Quindi andrò veramente di cuore e questo è quello che però succede ogni volta che io vengo a Napoli. Napoli ti conquista con questo fascino, questo profumo, questo dolore, questo sentimento impalpabile. Arrivi e ti senti a casa. Io ho sempre avuto questa sensazione da quando sono venuto qua. Tra l'altro i primi passi della scienza nel campo scientifico li fanno qui a Napoli. Ma quale? Dove lì è la stazione zoologica marina di Condotto. A 15 anni mi ricordo che sono rimasto per quasi un mese a cercare di capire cosa significasse fare l'oceanografo. Volevo fare l'oceanografo. Mi ricordo questa professoressa Negra, che mi ha fatto capire, portandomi nel laboratorio, spiegando eccetera. Io sono rimasto a lungo, spiando praticamente la scienza, e io ho capito questo primo passo, ma non è un caso, perché Napoli ha una vocazione culturale, scientifica, illuminissima, che è da primato mondiale. E questo l'ho capito man mano, sapete come? È stato fuori da Napoli. Quando vai in giro per il mondo vedi altre città, altre culture, altre etnie, altri modi di vivere e ti accorgi innanzitutto dell'unicità del tuo paese, che noi con i nostri programmi cerchiamo di farlo capire, ma anche dentro Napoli entri dentro all'interno di un sogno, di un mondo bellissimo, in cui ogni epoca è un caso che ci sia il più antico teatro dell'opera, diciamo, europeo. Non è possibile rimanere magari in ogni dettaglio, dai piccoli o anche alla farmacia, all'ospedale degli innocenti, dove ti dico di sapere. Certo, uno potrebbe anche dirvi Cristo velato, questo velato è qualcosa che esiste solo qua, a Canova, lo sappiamo, avrebbe dato 10 anni della sua vita, poter avere, diciamo, scolpito un'opera, lui si intendeva tanto. Quello che è bello di Napoli sono le sensazioni, non è tanto quello che è di fuori, è quello che provi dentro, e voi la volete anche essere protagonisti, perché è vero, c'è uno spartito che si chiama città, ma gli strumenti li suonate voi, e ogni volta che si entra in questa città c'è questa melodia. Io sento il calore delle persone. Assaporare all'istante, guardate che è una cosa fondamentale, rarissima, che solo pochi hanno, e quindi c'è praticamente diffuso ovunque. Se qualcuno ha un problema, c'è empatia attorno, si fa carico del problema dell'altro, non è come in altre città dove si gira la testa e si va altrove. Questo ve lo dico venendo da fuori, perché stando dentro, magari uno non ci fa caso, ma quando si viaggia, si va in altre città o in altri paesi, ci si accorge del calore che c'è in questa città. È vero, io ho detto che questa non è una città, che poi basta andare sul mondo, è una città piccola, è tutta qua, ma ha un impatto mondiale pazzesco. Questa è una civiltà, una piccola civiltà, potrebbe essere portata ovunque nel mondo, sarebbe un quarto, perché è un modo di concepire la vita, la quotidianità, di salutare la mattina, la famiglia, il valore della famiglia, il mondo importante, pure nelle sue declinazioni. Certo, una città con tante complessità, lo sappiamo, ma quale città non ha delle complessità? Potete indicarmi una? Anzi, di solito quando c'è una città senza complessità non si riesce a vivere, non esiste. Quindi c'è questa bellezza, questo ribollire vulcanico, e poi anche dei ruoli. Ognuno di voi è bello dentro e quindi è bello fuori. E questo è quello che i greci dicevano. La bellezza e l'intelligenza vanno di pari passo. Noi pensiamo subito al bronzo di Liace, io penso invece a Napoli. Durante l'epoca romana, qui a Napoli si parlava il greco, non si parlava il latino. Ha sempre avuto una sua unicità. Una unicità che io ho imparato a riconoscere e ad amare nei servizi. E ho cominciato a scoprire, sapete quando? Non tanto quando si firma, ma dopo. Quando magari si va nel ristorante, si prende un caffè al volo e si assapora la vita. Questo è quello che voi potete insegnare al mondo, assaporare ogni istante della vita. Allora, vi devo dire una cosa,
veramente assapora la vita sono spesso persone che si sono trovate vicino alla fine. Quando riescono a uscire fuori capiscono il valore delle piccole cose. A noi è capitato anni fa quando siamo stati rapiti. Io ero convinto di non farcela, ero convinto che il giorno dopo ci avrebbero ammazzati, ero convinto. Quindi ho passato una notte da condannata a morte. Quando esci da queste esperienze riesci a capire quello che vale nella vita. E vi assicuro sono le cose piccole, il sorriso dell'amico, il caffè, una passeggiata, un pensare così con lo sguardo all'orizzonte. Tutte cose che qui a Napoli si riescono a fare quasi naturalmente. Quindi voglio dire qui c'è proprio il calore della vita che ho sempre ritrovato e nei servizi più naturali. Certo, abbiamo fatto una puntata che era molto difficile, perché non napoletano descrivere Napoli era veramente una cosa quasi impossibile. Ex non napoletano. E devo dire però che noi abbiamo subito voluto affrontare il modo di vedere questa città come dovrebbe essere, cioè non da fuori ma da dentro, facendo cadere i pregiudizi, le scelte, che sono quasi una cosa facile di chi non conosce, è l'ignoranza che genera il pregiudizio. E abbiamo voluto concentrarci sui veri naturali. C'è il valore di Napoli, storici, artistici, culturali, sì certo, noi parlavamo di cultura, però mi ha spiegato come si fa il ragù, ma è importante, ci sono degli aspetti della quotidianità che sono alla base della nostra vita, soprattutto di noi italiani. Ecco, quella puntata è riuscita molto bene, io ho scoperto tantissime cose e so che anche voi napoletani ne avete scoperte tante, e questa è stata una cosa magnifica, anche perché ho scoperto un aspetto che è fondamentale per il futuro di Napoli. Noi abbiamo filmato a Gaiola, abbiamo filmato nella Galleria Borbonica e ci siamo trovati di fronte dei ragazzi che non sono soli, ne ho trovati tanti, che per amore della città, senza un tornaconto, col rischio magari che proprio il lavoro venisse scippato da qualcun altro dopo qualche mese o qualche anno, si sono rimboccati le maniche di domenica, sono andati a scavare, a sporcarsi, perché? Per scoprire qualcosa, non per amore della città. E questo è secondo me l'aspetto più bello, cioè Napoli si continua a declinare nelle generazioni, ma è l'unica città dove tu hai un ragazzo che fischietta partizia le canzoni del papà, del nonno, del bisnonno. Se voi andate in altre città d'Italia, i giovani sono completamente staccati diciamo dalla storia della città, anzi si tende poi a voler essere diversi. Qui no, qui c'è questa specie di rifornimento direi culturale ed è bellissimo, perché vuol dire che Napoli continuerà a essere così diciamo futuro. E devo dire un'ultima cosa che è molto bella, cioè io quando vado in giro per la strada vedo l'energia delle persone, nel senso colgo pienamente questo grande calore, il calore che ti trasmette. È forse l'unica città dove io vedo la gente che mi ama veramente quando mi saluta. E questa è una sensazione. Sì, sono stato tra l'altro, hanno fatto due pastori, sono stato pastorizzato due volte. No, ma la cosa che voglio dire è che secondo me è una cosa abbastanza bella. E cioè, diciamo che nasce questa sirena cercando di ammaliare insieme ad altre due Ulisse, non ce la fa, e poi viene a morire qua dando origine a Napoli, eccetera eccetera. E però questa storia non è corretta, perché Ulisse in realtà è per dimostrare perché a Ogore non si muove.